sono in un centro commerciale nella cintura di Milano, all'ora di pranzo. Come vedete non c'è in giro nessuno, non c'è in giro anima viva. In questo centro commerciale si vedono un sacco di negozi chiusi, sbarrati, Claire praticamente abbassate, con attività interrotte. I tavoli sono vuoti, come vedete, e all'ora di pranzo in questo centro commerciale non c'è nessuno. Pochi negozi che sono rimasti aperti, non c'è nessuno. E in pratica questo è l'unico leitmotiv, diciamo, del centro commerciale, è la radio, che continua a diffondere allegria in questo silenzio, una radio che praticamente rimbomba nel centro commerciale e che di fatto trasmette le telefonate degli ascoltatori. E poco fa ha chiamato una dicendo che era imbarazzata guardando il catalogo dei viaggi, non sapeva che viaggio scegliere, e scherzava col DJ, il DJ che gli diceva: ah, non sai che viaggio scegliere? E questa tutta allegra in un mortorio generale, in un ambiente così vuoto, dove ci sono pochi visi cupi, c'è la radio appunto che diffonde questa finta allegria, come se ci fosse una sorta di ordine, di regime, di far finta di niente. Però poi la realtà è questa: una radio allegra che rimbomba in uno spazio commerciale vuoto, nell'area che era la più ricca d'Italia e che oggi invece si pone come la più povera. E questo vuoto testimonia la crisi economica che sta affossando praticamente questo sistema. Qui siamo a Legnano.